Oggi è stato davvero soddisfacente poter marciare con migliaia di studenti e insegnanti senza scorta, ricevere anche qualche pacca sulle spalle e essere liberi di farlo ad alta voce, con la faccia davvero in alto, consci di aver fatto il nostro dovere. Solo un paio di persone ci hanno detto: ah, se aveste dato l'appoggio al PD, tra l'altro poi ricordo sempre che il PD non ci ha mai chiesto di governare assieme, però soltanto due persone. Vedete, Presidente, potete ingannare tutti per qualche tempo e alcuni per tutto il tempo, dicevano in passato, ma non tutti per tutto il tempo. Tante persone, si notava oggi in quella manifestazione, si stanno svegliando, stanno capendo che un governo che colpisce la scuola, come diceva Calvino, che distrugge la scuola, è governato da quelli che dalla diffusione del sapere hanno tutto da perdere. Voi avete tutto da perdere dalla diffusione del sapere. Avete da perdere se tutti i cittadini davvero sapessero che distruggete la scuola per privatizzarla, per creare povertà e per creare ignoranza, perché l'ignoranza riuscite a controllarla con i mezzi di massa e dalla povertà attingete voti, ve li comprate i voti col voto di scambio. Avete tutto da perdere se tutti i cittadini sapessero che in Campania state imbarcando cosentiniani, Cosentino, uno che è stato arrestato, però prima l'avete salvato due volte in questo Parlamento dall'arresto. State imbarcando dei mitiani, tutta una feccia di persone soltanto per vincere. Ma guardi, Presidente, glielo dico che oggi ho marciato insieme ai miei colleghi, cittadini tra cittadini, davvero a testa alta, e è stata una soddisfazione personale ascoltare insegnanti che ti dicono: grazie, so che state lottando contro un partito che abbiamo capito finalmente che è un partito infiltrato dalle banche. Questo è il Partito Democratico, un partito infiltrato dalle banche e in qualche territorio dal crimine organizzato. Andatene fieri del vostro partito o degli studenti che oggi provano a portare mani colorate in segno di protesta al largo del Nazareno. Andatene fieri ancora per un po', perché grazie a Dio il popolo sovrano inizia a svegliarsi. Grazie, Grazie. Presidente. È scritta